Sono due giorni di grande sport a Biella, con l'Urban Trail delle Alpi Biennesi e la Gran Fondo Alpi Biellesi sulle strade del Giro. E sono Biella e il suo straordinario territorio le grandi protagoniste di questa due giorni di sport. Un territorio delimitato a nord da una cerchia di montagne che confinano con la Valle d'Aosta e che si affaccia a sud verso la pianura. A poca distanza dai centri di Milano e Torino e degli aeroporti internazionali, il Biellese è un territorio ricco di attrattivi. Nota in tutto il mondo per i suoi tessuti, Biella offre una varietà di paesaggi incontaminati e suggestivi, costellati di occasioni artistiche e culturali inaspettate. Si parte il sabato con la prima edizione dell'Urban Trail delle Alpi Biellesi. Due percorsi, un mini trail non agonistico di 12 km e un trail agonistico di 21 km. Partenza da Piazza Vittorio Veneto. L'organizzazione delle due giornate è a cura della Biella Sport Experience, della Biella Running e della Biella Sport Promotion. Per quanto riguarda la parte agonistica della gara, a trionfare Gianluca Finotello, primo sul traguardo, di fronte ad Adriano Zucco e Luca Marcomini. Tra le ragazze, bel successo di Federica Poma. E la domenica, spazio alle due ruote con la Gran Fondo Alpi Biellesi sulle strade del Giro, powered by Vittoria. Michela da Vicenza fino a Biella per partecipare a questa splendida Gran Fondo che arriverà allo straordinario Santuario d'Europa. È la prima volta per me, mi dicono tutti che è bellissimo e non vedo l'ora di vederla. Una grande salita nel finale, molto dura nel pezzo in paese, lunga, ci sarà da divertirsi tantissimo. Essere qua alla partenza di questa Gran Fondo è stupendo, veramente. La salita d'Europa è una salita mitica che ha fatto parte della storia del ciclismo, di quest'ultimo Giro d'Italia, una salita molto bella, molto dura e sarà bellissimo arrivare davanti al Santuario. Claudio, diciamo che oggi non ha dovuto fare molta strada per arrivare a questa Gran Fondo. 3 chilometri ero già qua a posto, presente sul posto di gara, non sono neanche uscito con la macchina. Le Alpi Biellesi sono veramente belle, sono delle strade che sono belle, non sono tanto trafficate, sono veramente, veramente delle belle strade. Ho voluto cambiare, diciamo, un po' zona quest'anno, non ho mai corso in Piemonte, ho voluto sfatare un tabù visto che ormai sono un po' avanti con gli anni e diciamo che ho corso anche in Piemonte dopo di questa. Europa io l'associo alla più grande secondo me impresa di Marco Pantani. Quel giorno ero in un ristorante, in una festa di famiglia e a vederlo alla televisione mi aveva fatto commuovere, ecco. Mi ricordo di quella grande impresa, grande Marco, è bello, è bello. Poi un grande santuario, io tra l'altro sono piemontese, quindi sicuramente sarà una gara che mi emozionerà molto. Ringrazio Enrico Cavallini che ha riproposto, insomma, questo arrivo e lo ringrazio di cuore, ecco. Pochi istanti alla via da Biella per la terza edizione della Gran Fondo Alpi Biellesi sulle strade del Giro, una due giorni di sport organizzata da Biella Sport Experience, Biella Running e Biella Sport Promotion. Nella giornata del sabato infatti si è tenuta la prima edizione della Urban Trail delle Alpi Biellesi, che ha visto alla via 200 runner per sfidarsi su un percorso non competitivo di 12 km su di un percorso competitivo di 21 km. La sera cena con concerto live della Ligabue Tribute Band, schegge sparse. Le immagini sul drappello
dei ciclisti, sul gruppo di ciclisti pronti alla via, Celestino Vercelli, titolare della vittoria, ad abbassare la bandiera e dare il via alla Gran Fondo Alpi Biellesi, percorso unico imposto dalla questura per motivi di sicurezza, che vedrà i partecipanti affrontarsi sulla distanza di 84 km e sull'impegnativo dislivello di 2400 metri. Sempre la questura ha imposto il tetto massimo di partecipanti 700, cifra raggiunta dall'organizzazione, che quindi può dirsi soddisfatta, e sicurezza in corsa garantita da 39 staffette, 6 moto della polizia e 3 ambulanze. Le immagini sul gruppo intanto che muove dall'interno dell'abitato di Biella con i 700 partecipanti a questa Gran Fondo Alpi Biellesi sulle strade del Giro. Sono diverse le formazioni rappresentate che prendono il via a questa manifestazione. Dopo un primo tratto ad andatura controllata, i ciclisti inizieranno a salire per un chilometro verso la frazione di Pavignano. Qui la strada poi tornerà in pianura per un breve tratto prima di imboccare la prima salita di giornata, che attraverso 5 km delle pendenze pedalabili porterà al paese di Pettinengo. Una carrellata sul balcone del Biellese in pianura. Si inizierà a scendere con una prima parte di 3 km di discesa tecnica ed una seconda parte di fondovalle che attraverso l'abitato di Valle Mosso porterà i ciclisti a Cossato. Le immagini sui vari drappelli che si sono costituiti intanto dopo i primi chilometri di gara. Il gruppo si è suddiviso in più tronconi. Con la nostra sintesi andiamo al chilometro 25 di gara e troviamo la brava Michela Giuseppina Bergozza in maglia tricolore, che difende i colori della Breganze Millennium. La ragazza è veneta ed è una delle tante cicliste provenienti da fuori regione che ha approfittato di questa manifestazione sportiva per conoscere Biella e il suo territorio, per avere l'ebbrezza di pedalare sulle strade del Giro d'Italia con la leggendaria salita di Europa, simbolo delle vittorie di Marco Pantani, che quest'anno in occasione della 14ª tappa del Giro d'Italia ha segnato il trionfo di Tom Dumoulin in maglia rosa. Risaliamo verso Capoville, incontriamo i tanti atleti che affrontano la corsa con un sorriso su le labbra e lo spirito di questa manifestazione, che vuole innanzitutto far conoscere Biella e il suo territorio, un territorio delimitato a nord da una cerchia di montagne che confinano con la Val d'Aosta e aperto a sud verso la pianura, che rappresenta una meta ricca di sorprese. Raggiungiamo la località di Crosa, dove troviamo la testa della corsa e in seconda posizione Leonardo Viglione del team MP Filtri, che oggi porta la nostra onboard camera, dunque onboard camera montata sulla bicicletta di Leonardo Viglione, portacolori della MP Filtri. Lo vediamo inquadrato in questo momento. Località Croce Mosso e incontriamo il primo ristoro per i partecipanti alla manifestazione, naturalmente i ciclisti che compongono il gruppo di testa non sostano al ristoro, continuano la loro prova senza sostare. Vediamo ancora i diversi ciclisti che sfilano dinanzi al gazebo, dove gli organizzatori hanno stabilito il primo ristoro di giornata, naturalmente idrico e con frutta e altri alimenti. Ci stiamo avvicinando a Trivero e nelle prime posizioni si inizia a scattare. Abbiamo riconosciuto dalla onboard camera di Viglione Diego Piva e Mohamed Simoumou, che tentano l'allungo. Superata Trivero, i giochi si faranno duri. Sarà qui che inizierà la scalata verso Bielmonte, la cima coppi della manifestazione. Si tratterà di un'ascesa di 13,5 km al 6% di pendenza media, con una prima parte di 3 km caratterizzata da una pendenza intorno al 9-10%, seguite da un chilometro con pendenze che andranno fino al 13% in regione Caulera, caratterizzata dall'istituto alberghiero, che terminerà alle 3 pisse.
Ancora le immagini sul gruppo, sui vari drappelli che si sono costituiti durante lo scorrere dei chilometri di questa manifestazione. Vediamo un primo nutrito gruppo di protagonisti. Siamo a Trivero e passa una coppia di donne al comando della corsa femminile. Si tratta di Michela Giuseppina Bergozza della Breganze Millennium e Barbara Anita Manzato della System Card. Non distante da loro si trova Lisa De Cesare della Team Passion Faentina. Saranno presumibilmente queste tre ragazze a giocarsi la vittoria al femminile. Terminiamo sulla onboard camera di Viglione. Nel frattempo Piva e Momu sono stati ripresi, ma attenzione che alla destra di Viglione scatta nuovamente Diego Piva. Diego Piva che vuole assolutamente lasciare il segno in questa corsa, non una giornata brillantissima invece per Viglione, condizionato da un fastidioso mal di schiena per il portacolori dell'AMP Filtri. Attenzione alla sinistra di Viglione allo scatto di Chocol della Biella Cycling Movement che non vuol lasciare spazio a Diego Piva. Nel frattempo, nella prova al femminile, si è compattato il terzetto al comando con Michela Giuseppina Bergozza, Barbara Anita Manzato e Lisa De Cesare che procedono nello stesso drappello. La nostra moto risale sulla testa e ci mostra una situazione di gara con Diego Piva della Jolly Euro Prestige che viaggia ad altissima andatura con una ventina di secondi di vantaggio nei confronti di Michel Chocol. Siamo al chilometro 48 di gara e stiamo sempre salendo verso Bielmonte, la cima coppi della manifestazione, un'ascesa di 13 km e mezzo al 6% di pendenza media. Il portacolori della Jolly Euro Prestige, la formazione torinese che è protagonista di diverse manifestazioni nel panorama granfondistico. Ancora le immagini sul splendido territorio in cui si svolge questa manifestazione, le splendide immagini del video riprese drone con al comando l'ex ciclista professionista Fabris Piemontesi, ci danno modo di apprezzare lo straordinario contesto naturalistico in cui si svolge questa manifestazione, un contesto alpino da togliere il fiato a quanti lo osservano, a quanti pedalano in questa manifestazione. Ancora le immagini sul battistrada, Diego Piva della Jolly Euro Prestige che continua la sua fuga solitaria verso la vittoria. Ancora le immagini sul percorso di gara, uno straordinario percorso, paesaggi incantevoli per coloro che affrontano in bicicletta questa gran fondo delle Alpi Biellesi, una manifestazione che nonostante la concomitanza con la Maratona delle Dolomiti è riuscita comunque ad avere un buon numero di partecipanti al via della prova. Le immagini ancora dal drone, le immagini riprese dall'alto che ci mostrano i ciclisti impegnati lungo la cima coppi di giornata, la salita verso Bielmonte con i suoi 13 km e mezzo di salita, una pendenza media del 6%. Attenzione perché con Piva stiamo raggiungendo i 1482 metri sul livello del mare della cima Coppi, un luogo assolutamente fantastico dove troviamo un altro ristoro e gli impianti sciistici. Dunque per Piva lanciato saldamente al comando il dorsale 30 della Jolly Euro Prestige, la formazione di Patron Roberto Bergamo, la formazione torinese di Patron Roberto Bergamo lanciato verso il successo in questa manifestazione. Intanto va a cogliere il transito sulla cima coppi di giornata, la salita verso l'abitato di Bielmonte. Ancora le immagini dal drone con lo splendido paesaggio che circonda gli impianti sciistici e tutta la valle, sono immagini fantastiche per chi va in
bicicletta, ma soprattutto per la promozione del territorio, di questo territorio che è una delle priorità del comitato organizzatore. Scollina anche Viglione con la nostra onboard camera e ne approfitta per dissetarsi. Ora inizia immediatamente la lunga discesa verso Rosazza, i primi 13 km sono molto tecnici, con una discesa tutta da spingere e curve in cui saper far scorrere la bicicletta. Il tratto successivo di discesa sarà la Valle Cervo e a scendere di circa 17 km tutta da spingere, che porterà i piedi della salita simbolo della giornata, ovvero l'ascesa ad Europa, che farà guadagnare l'arrivo dinanzi al santuario di Europa, dove si chiuderà questa gran fondo delle Alpi Biellesi, ricordo partita da Biella e poi si concluderà dinanzi al santuario di Europa. Nel frattempo con la testa siamo a Fondovalle, ma attenzione perché in discesa Davide Busuito della AS Ciclismo ha raggiunto e superato Chocol e si trova ad appena 20 secondi da Piva, mentre Chocol transita in terza posizione a 35 secondi. Dunque un grandissimo recupero per Busuito della AS Ciclismo, che è riuscito a portarsi a soli 20 secondi dal battistrada. Le spettacolari immagini della discesa di Leonardo Viglione, che si trova in questo momento alle spalle di Fulvio Magnaldi del team De Rosa Santini. Magnaldi dunque guida il drappello alla sua ruota, il portacolori della formazione della MP Filtri. Tra poco andrà ad iniziare la salita con il terzetto al comando. Piva è stato raggiunto da Chocol e Busuito. Sarà dunque la leggendaria salita di Europa a decidere il vincitore di questa manifestazione. Inizia la salita e subito perde contatto Michel Chocol della Biella Cycling Movement. Per lui dunque l'occasione di aggiudicarsi il successo è svanita, ma attenzione perché anche Busuito sta perdendo contatto da Piva. Le pendenze si fanno subito serie per circa un chilometro fino al centro della frazione di Cossila Sangrato. Da qui 2 chilometri molto veloci e pedalabili porteranno al bivio per il Favaro. Ancora le immagini intanto su Busuito, che riesce a riportarsi alla ruota di Piva, che procede con il suo passo. Da qui la svolta a destra sulla vecchia strada di Europa, la quale attraverso una lingua d'asfalto circondata da una serie di case proseguirà con pendenze molto impegnative che supereranno il 10%. Arrivati al nucleo abitato con un tratto in pianura, sarà poi l'antipasto di uno dei tratti più duri, quello delle cave. Successivamente la strada salirà ancora di circa 1 chilometro per poi spianare e diventare nuovamente molto impegnativa fino al 1,5 chilometri dall'arrivo. Attenzione allo scatto prepotente di Diego Piva, allungato nuovamente Diego Piva in salita, non riesce a rispondere alla sua azione Busuito, ovvero c'è stato l'allungo di Piva, un allungo da scattista. Busuito invece vuol procedere con il suo passo senza forzare inutilmente l'andatura. Vantaggio di Diego Piva, che continua a salire rispetto al diretto avversario Davide Busuito e a Chocol, che stanno inseguendo. Dunque continua l'azione di Diego Piva, che avanza sulle scritte della tappa del Giro d'Italia. Tra l'altro la linea di arrivo della Gran Fondo sarà ancora quella voluta dalla RCS, dove in maggio trionfò Tom Dumoulin. Siamo alle battute finali dunque, con l'epilogo di questa edizione, l'arrivo di Diego Piva lanciato verso il successo, che regala questa importante
vittoria alla Jolly Euro Prestige. La formazione torinese dunque va a cogliere un importante successo. Piva, lo vediamo, è agli ultimi metri, il portacolori della Jolly Euro Prestige. Da poco troverà i numerosi sportivi presenti ai lati della strada ad applaudirlo. Alle sue spalle Davide Busuito della AS Ciclismo, in terza ruota Michael Chocol della Biella Cycling Movement, al quarto posto Alain Seletto della Velo Valsesia Varallo, chiude Mattia Magnaldi. Le prime 5 posizioni alle spalle del battistrada. È ormai al traguardo il portacolori della Jolly Euro Prestige, Diego Piva, che va dunque a tagliare vittorioso il traguardo di Europa, a regalare il secondo importante successo alla sua formazione, alla formazione torinese Jolly Euro Prestige. Dunque chiude vittorioso con il successo Diego Piva davanti a Davide Bisuito della AS Ciclismo. Lo vediamo in questo momento tagliare il traguardo, un'ottima prova per lui alle spalle del vincitore di giornata Piva. Michael Chocol della Biella Cycling Movement chiude in terza posizione. Poi sarà la volta di Alain Seletto della Velo Valsesia Varallo. Questo è il ciclista che c'è stato nominato dalla Radio Corsa al quarto posto. Quinto posto per Mattia Magnaldi della Team De Rosa Santini. Poi troviamo anche gli altri protagonisti, Simone Piazza della Rodman Azimut Squadra Corse, un'altra formazione torinese che va a chiudere al sesto posto. Le splendide immagini del Santuario di Europa, che è stato anche sede dell'arrivo di questa manifestazione. Ormai siamo alle battute finali, già celebrato il successo di Diego Piva davanti a Davide Bisuito della AS Ciclismo. Tra poco attendiamo l'arrivo della prima donna, intanto taglia il traguardo anche Leonardo Viglione, che montava la onboard camera, che ci ha permesso di vivere questa manifestazione da vicino. Prima delle ragazze Barbara Anita Manzato della SD System Cars, che va così a chiudere vittoriosamente la sua prova e va a conquistare l'ambito successo insieme al bravo portacolori della Jolly Euro Prestige Diego Piva. È una delle poche gare qui con un arrivo in salita così, così bello, così anche adatto a me. E appunto la gara si è proprio decisa qui, perché siamo arrivati noi tre ai piedi della salita e poi ha resistito un pochino di più Busuito e dopo un po' sono finalmente riuscito a rimanere da solo e arrivare via. Diego, questa è una vittoria speciale, hai una dedica speciale? Ma no, in realtà vorrei dedicarmela un po' a me stesso, perché è tantissimo tempo che ci provo, ho insistito, ci ho creduto sempre e finalmente sono riuscito a vincerne una, sono molto molto contento. Anita, vincere sulla salita di Europa, la salita della leggenda, di fronte a questo bellissimo santuario, non ha prezzo. Un'esperienza bellissima. Per distrarmi ho letto tutte le scritte per Pantani, Scarponi e i campioni che ci sono ancora. Cercavo di distrarmi per non pensare al caldo e l'arrivo qua su unico. Just
diciamo che è andata bene. Ovviamente avremmo preferito fare più numeri, numeri che comunque ci meritavamo. La questura ha imposto delle prescrizioni, le abbiamo accettate, quindi d'amore d'accordo siamo riusciti a fare la manifestazione, che comunque grazie anche alla bella giornata è venuta bene e gli atleti, i corridori hanno avuto lo spettacolo che volevamo regalargli. Molti allegri, sorridenti, rilassati, questo è lo spirito del ciclismo, soprattutto con un arrivo così. Assolutamente, Europa Europa, Montagna Pantani, abbiamo fatto l'arrivo nell'esatto punto sfruttando le strisce di RCS della tappa del Giro, per cui la strada è ancora tutta con le scritte, meglio di così, chi avrà scalato si sarà anche immedesimato magari in Dumoulin piuttosto che Quintana. Celestino Vercelli, Vittoria ha deciso di stare vicino a questa manifestazione, siamo partiti da una grande città, abbiamo visto la meraviglia delle Alpi Biellesi e questo arrivo unico al mondo. Sì, è vero, bisogna valorizzare il nostro territorio perché è tra i più belli in Italia, si può dire, perché abbiamo le montagne, siamo vicini al mare, siamo vicini alla Valle d'Aosta dove si può andare a sciare, quindi bisogna valorizzare questo terreno. Natura, arte, enogastronomia, la salita di Europa, l'ebbrezza di pedalare sulle strade del Giro d'Italia, la voglia di stare insieme e di divertirsi. Tutto questo è la Gran Fondo Alpi Biellesi sulle strade del Giro.